lottery. Come potete sentire da questa musica, siamo a Roma, la città eterna, una città magica, dove ad ogni angolo si nasconde il profumo della storia. Erbaggi, frutta, fiori. Una città sulle cui antiche pietre è scolpita una millenaria cultura. Più o meno. Una città dove chi viene lascia sempre una parte di sé. Mi scusi, il portafogli! Ma che minchia! Tra le tante bellezze di Roma, una riesce a rimanere intatta nel corso dei secoli: i fori. Una vera e propria tendenza, oggi più che mai in voga nella capitale. Un vero romano non si priva di un'esperienza con la buca. Allora, qual è il tuo rapporto con le buche? Ci ho sfondato le sospensioni. Ci sono cascata dentro, mi sono fatta pure 2 mesi a gemelli. Ah, dentro? No, ma che dentro? Nel corridoio, non c'era posto. E poi quando piove non sa mai se so pozzanghere o so buche. Questa era una buca, li mortacci loro. Queste meravigliose buche nascono e ci rendono famosi nel mondo grazie alla scrupolosità di tutte le amministrazioni comunali nell'applicare la certosina filosofia del fottitene. Ed è così che oggi festeggiamo i 20 anni di precipizia, questa antica buca fiore all'occhiello di Corso Francia, perché è collegata direttamente con la metro